Rocket League e Borderlands The Handsome Collection sono ora disponibili su PlayStation Now. Sono infatti queste le prime aggiunte di luglio al catalogo del servizio di streaming di Sony. Ma prima di svelarvi quali saranno gli altri titoli in arrivo questo mese, se vi piacciono i nostri video vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. The Handsome Collection è la raccolta che include le versioni definitive sia di Borderlands 2 sia di Borderlands The Pre-Sequel. Due sparatutto in prima persona stilosi e divertenti, perfetti anche da giocare con gli amici sul divano. In più, su PlayStation 4 Pro è disponibile il pacchetto Texture Ultra HD per avere ancora più dettagli. Si tratta insomma di un ottimo modo per prepararsi all'uscita del terzo capitolo, prevista per il 13 settembre. Rocket League è invece l'acrobatico gioco in arena che mescola calcio e automobili. Un titolo multigiocatore frenetico e divertente, che con PlayStation Now può essere giocato online anche se non si è abbonati a PlayStation Plus. Si tratta in entrambi i casi di giochi in versione PlayStation 4. Ciò significa che possono essere scaricati e giocati alla massima risoluzione su PlayStation 4, oppure eseguiti in streaming su PlayStation 4 o PC. Le novità però non finiscono qui, visto che per luglio sono previsti altri 10 giochi in versione PlayStation 4. Le due avventure punta e clicca di Artifex Mundi, ovvero Nightmares from the Deep 2 The Siren's Call e Dark Arcana The Carnival, il twin stick shooter Tachyon Project, il simulatore di pesca Rapala Fishing Pro Series, il gioco ufficiale del campionato motocross 2016 MX GP3, il gestionale agricolo Real Farm, la folle e simpatica avventura Whoopo, il Run and Gun Red Rogers, in più arriverà anche Red Faction 2, uno sparatutto in prima persona pubblicato nel 2002 su PlayStation 2. Anche lui avrà insomma delle aggiunte interessanti al catalogo PlayStation Now. E voi cosa ne pensate? E quali titoli scaricherete questo mese? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti al video.